that's of the trees. Na 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 na. Buongiorno amici dello Zoccola Duro, buongiorno. Siamo pronti con Eyes of the Tiger, pronti sulla partita, carichi. Si gioca domani, quindi tranquilli. Si gioca domani, tra l'altro sarò a San Siro, molto probabilmente 90% sarò a San Siro domani, perché il buon Blasco, che saluto e ringrazio, mi ha dato 2 biglietti e quindi ho invitato insieme a me, indovinate chi ho invitato, una bellissima donzella di nome Rabdomante, quindi un maschio in realtà, il buon Rabdomante, che fa con noi le live sui fuorigioco. Dovremmo, se riusciamo, fare la live reaction dallo stadio, non in contemporanea, ovviamente ci sarà il giorno dopo, però fatta bene, vediamo se ci riusciamo, sarà una prova. Se poi vi piacerà, magari mi piacerebbe andare a tutte le partite, fare le live reaction in tutte le partite, un po' come fanno i Few Gamer, mi piacerebbe molto. Vediamo come viene domani e da lì decideremo. In ogni caso sarò a San Siro. Dovevamo lasciare lo stadio vuoto per proteste, sono d'accordo con voi, ma un abbonamento già pagato, lui non va, mi dice, mi ha detto vuoi andare, vado, cosa faccio, vado, cosa devo fare. Lasciamo un po' da parte Zaniolo Ziyech, no, un giovane sconosciuto cileno, forse lo prenderemo, manco quello, ovviamente, no, noi sempre così facciamo, no? No, ma prendiamo Maradona o Pelé, prendi 100 fanti, prendi, che non c'entra niente, ovviamente, cioè, perché questa è la nuova società del Milan, questa è la nuova proprietà. Hai visto il calcio italiano? Mandate a cagare voi e il calcio italiano. Quindi, purtroppo, nonostante... Cioè, ragazzi, voi no, c'è qualcuno che non capisce che noi abbiamo una grande occasione. Essendo noi coi conti a posto e gli altri no, adesso è il momento di approfittare. Adesso è il momento di prendersi quel buco. Adesso che la Juve è in mezzo ai casini di burocratici, politici, eccetera. L'Inter non c'ha soldi, sta in mezzo... Tra l'altro, parentesi Inter. Guardo la Gazzetta stamattina, aperta l'asta per Brozovic. Ma allora, l'anno scorso era a gratis Brozovic. A gratis, perché contratto scaduto a gennaio, poteva firmare a gratis. Cosa ho detto? A gratis. Poteva firmare a gratis per chiunque, nessuno è andato a bussare alla porta di Brozovic. Tant'è che ha rinnovato con l'Inter a 6,5, una cifra comunque alta. Secondo voi, adesso arriva qualcuno a dare anche solo 30 milioni più i 6 di ingaggio che già prende, anzi ne vorrà di più, per accattarselo? Cioè, la gente, ma cioè, il primo che arriva che se lo compra anche solo a 30 milioni lo insultiamo, perché ce l'aveva gratis l'anno scorso, non ha fatto manco un'offerta e adesso vanno a spendere 30, 40, 50 milioni. Ma ragazzi, vabbè, oh, magari sono matto io, però mi sembra un po' difficile. Vediamo, quali regalano i soldi, 120 per Lukaku, 70 per Hakim. Vediamo cosa succederà. Sentito 40 per Dumfries, manco gioca 40. Boh. Va bene, fatti loro. Pensiamo ai fatti nostri, che non sappiamo vendere neanche un pacchetto di sigarette, meno male, che fa male. E non sappiamo vendere niente, noi non sappiamo vendere nulla. Compriamo giovane e poi noi neanche sappiamo venderli. Abbiamo comprato Auge, l'abbiamo venduto a 4 spicci. Facciamo le plusvalenze dei miserabili. Vabbè, tolto tutto questo discorso, pensiamo a Sassuolo, perché poi alla fine tutte ste chiacchiere, alla fine conta solo cosa farai domenica con Sassuolo alle 12:30, perché poi quei 3 punti sono fondamentali. Sono fondamentali per poterci credere un minimo. Ma Zoccola, ma tu ancora ci credi? Oh, non ci credo, nel senso che 90%... Ah sì, andiamo. 90% lo scudetto l'ha già vinto il Napoli, e questo lo sappiamo tutti, no? Anche perché c'ha
12 punti di vantaggio, dovrebbe perdere 4 partite più di noi. Da qui a tutto il girone di ritorno perderemo 2 o 3 partite? 2 o 3. La corsa è stata annullata. E vedi, la corsa è stata annullata. E allora ammazzati. Come siamo messi? Diceva un certo Rebic, che dovrebbe partire anche titolare. Io infatti l'ho messo a fantacalcio. Stavo dicendo, perderemo 2-3 partite, ma se facciamo un grande campionato perdiamo 2-3 partite. Vuol dire che il Napoli su 18 ne deve perdere 7-8. Impossibile. Quindi il campionato è già del Napoli. Però, finché la matematica non mi condanna, io devo stare lì sul pezzo. Perché questi metti che crollano, non crollano, ma metti che crollano, cosa fai? Rimani lì a guardare? Ci devi provare. In ogni caso, anche solo, per mantenere una certa posizione, che loro ci tengono, io meno, bisogna vincere domani e sarò lì a San Siro e vediamo se riusciamo a portarla a casa. Si dice, dicono che dovrebbe giocare Rebic titolare, anche perché, ragazzi, parliamoci chiaro, Giroud ha bisogno di riposo, ha bisogno di tirare un po' il fiato. Io manco l'avrei convocato Giroud. C'è Rebic, c'è Origi, ti arrangi con quelli che hai. Ha bisogno di riposare pure Giro. Vabbè che tu dici, stare seduto lì in panchina non è che si stanca, vero? Se si può evitare, eviterei proprio di farlo giocare, tanto non rende perché è stanco. Il problema vero di domani qual è? Vediamo se riusciamo ad andare a questo hotel Sampi, dove una volta ho portato un giocatore. Dove allena Inzaghi? Dov'è che allena Inzaghi? Arezzo. C'ho la foto su Instagram con quel calciatore, un giovane, un ragazzo simpatico, stava con una super gnocca, ma poi magari non lo dovevo dire. Comunque, super gnocca, poi bellina. Il problema domani qual è? Che io poi mi perdo nei meandri del lavoro, che so che questo pappappero a voi non piace. Il problema vero qual è? Che non essendoci Bennacer, perché purtroppo è squalificato, tutto il discorso bisogna mettere Pobega, bisogna mettere qua, bisogna mettere là, e diventa più complicato. Perché già domani quasi sicuramente giocherà Krunic di fianco a Tonali, che già non ha i 90 minuti. Possiamo dire che Krunic non ha i 90 minuti? Non gioca da un mese? Affaticamento. Tara la galera, oh. Affaticamento. Non gioca da un mese, quindi come minimo 20 minuti alla fine devi mettere Vranks al suo posto. E in più metti anche Pobega trequartista. Non l'hai messo settimana scorsa che avevi Tonali e Bennacer. Tu questa settimana senza Bennacer metti Krunic, Pobega e Salemakers. Che sì, cioè io farei così. Non so voi, scrivetemelo qua sotto dopo esservi iscritti al canale. Io farei così, metterei Krunic, Pobega trequartista e Salemaker a destra, proprio coperto, e lasciavo proprio spazio libero a Leao e Rebic di sbizzarrirsi, e mi portavo a casa un 1-0 brutto, sporco. Io tanto non c'è manco Tomori, giocherà a Kier, immagino, non c'è Maignan, giocherà a Tataruso. Noi, se non ci mancano 4-5 giocatori della partita, non siamo noi. Il problema è questo, io ho paura che non essendoci Bennacer giocherà ancora Diaz, ve lo dico chiaro e tondo, però con Salemaker. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se ammettereste Diaz e Salemaker o qualcosa di diverso. Iscrivetevi al canale, alla prossima, ciao.